Il congresso desideravo dare il benvenuto a Zeno Gobetti, che ci ha aiutato molto nel trovare la sede, e anche volevo annunciare che ci sono state altre due iscrizioni di Serafini Giulio e Parenti Maria Teresa, e anche Silvia Patuelli. Diamo la parola adesso ad Alessandro Tessari, già deputato per i radicali alla Camera. Ringrazio dell'invito e devo dire che ho passato 3 ore molto stimolanti, molto ricche, molto cose vere che ci siamo detti fino adesso. Delle cose drammaticamente vere, sì, se abbiamo questa sensazione di essere ancora pochi e impotenti a tradurre queste nostre fantasie in azione politica, è perché certamente c'è anche qui una chiave. Io vorrei non solo ringraziare tutti, ho apprezzato gli interventi fino a questo momento, ma in particolare, come sempre, mi colpisce nel profondo Sergio D'Elia, che ha una capacità di fascinazione pericolosa. Per fortuna che non l'ho incontrato quando era a prima linea, se no mi faceva iscritto a prima linea. L'ho incontrato quando era già in galera e quindi non era più pericoloso, perché ha una capacità straordinaria di dire le cose, di porgerle. Allora, prendo lo spunto da alcune delle cose che ha detto. Vi ho già tirato le orecchie prima perché mi ha lasciato solo a fischiare al congresso dei radicali italiani quando ho parlato a Roger Bravanel, che meritava qualche fischio in più oltre che il mio solitario fischio da matto. Perché questo? Perché appunto tutto quello che ci siamo detti qui confligge con questo slogan banale: Italia, cresci o esci, che appunto è questa sogno di poter far crescere a dismisura, e benissimo ha spiegato Sergio, che non può un sottosistema svilupparsi all'infinito se deve stare dentro il sistema finito. Il mono, quello di caso e necessità che tu hai citato, e il suo successore René Tonke parla appunto della catastrofe che si apre quando appunto si arriva a questo cortocircuito, hanno indicato sul piano epistemologico quello che noi viviamo nella pratica quotidiana, che è un problema drammatico. Rosi gli chiedevo appunto il rapporto tra questa grande città che dovrebbe essere il nostro futuro e queste immense discariche dove tu vedi la gente vivere nella merda, perché questo è frugare, trovare un pezzo di cose da mangiare, da vendere. Ma è talmente smisurato questo inferno dantesco che questi non possono permettersi, come si usava una volta col carrettino, andare dentro, prendere la discarica, no, vivono direttamente dentro, perché sono chilometri e chilometri. Nei paesi africani poi è ancora più allucinante: Algeri, Tunisi, Cairo, sono capitali della disperazione, le discariche. No, vai a vedere i musei, le cose bellissime, le piramidi, ma tutte cose per turisti che non vogliono vedere il volto vero del mondo moderno. Allora, la cosa è un po' più complessa, perché io quando ho sentito parlare di questo paradigma della non aggressività, spero che Umberto Veronesi abbia fatto un po' di mea culpa per essersi candidato a dirigere l'avventura nucleare in Italia recentemente. Sembra che poi lo tsunami di Fukushima lo abbia fatto risalire velocemente. No, siccome è una cosa, in carità, significativa, un uomo colto e raffinato come Umberto Veronesi, essendo un medico e oncologo, non può andare nelle scuole con camice bianco a dire agli studenti il nucleare non fa male. Non lo può dire. Non lo può dire, perché questa è la falsità, questa è la mistificazione della scienza. La scienza è complicata, non è mai certa. Io mi occupo di epistemologia da una vita, non ho mai trovato due matematici andare d'accordo. La matematica, sì, è un'opinione anche la matematica, perché la matematica appoggia su fondamenti che sono discutibili. Per secoli l'uomo ha inseguito, Loris diceva, questa società è basata su questa concezione mitologica del meccanicismo, prima cartesiano, baconiano, galileiano e poi newtoniano. Il mondo del meccanico è come un tavolo da biliardo dove, se tu lanci una boccia, sai esattamente
con l'impulso che gli tanto, quante sponde farà e dove andrà a finire. Ma il mondo non è un tavolo da biliardo. E quindi tutto è più complicato. E la fisica, citava Capra, che è stato un grande divulgatore tanti anni fa, quando ha scritto un libro che gli editori americani hanno detto: ma tu sei cretino, perché gli orientalisti non lo leggono, i fisici non lo leggono, e invece lo hanno detto tutti, il Tao della fisica. Cacchio, c'entra il Tao con la fisica? Eppure lui ha dimostrato che la fisica quantistica, rompendo quelle certezze che avevamo ereditato da Newton, che il mondo è meccanicamente così, quindi non c'è nulla che sfugga, questo mondo non esiste, perché la fisica quantistica ci dice che probabilisticamente noi possiamo conoscere le cose, ma mai con la sicurezza di coglierle. E addirittura la fisica quantistica ti dice: se tu vuoi studiare la velocità di un corpuscolo, devi decidere se ti interessa la velocità o la massa, perché se ti interessa una cosa, perdi la possibilità di conoscere l'altra. Quindi addirittura questa approssimazione, pensiamo di trasferire queste sicurezze o sogni di sicurezza nella nostra vita politica. Allora si capisce perché sul nostro governo tecnico siamo così tutti disorientati. Una volta, diciamo, è il meglio che ci poteva capitare dopo Berlusconi, qualche volta diciamo, forse non è così capace di essere il risolutore dei nostri problemi, perché non sono facili, appunto, i sistemi complessi non hanno soluzioni lineari, mentre noi vorremmo che il programma del governo dei tecnici fosse una soluzione lineare. Non c'è. Ecco, allora, prima cosa che dobbiamo riconoscere a Monti è di non pretendere da lui quello che lui non può darci. Però in quest'ottica io mi sento con i piedi, con la testa e col cuore dentro questa cultura della non crescita, sapendo che anche qui ci sono sfumature infinite. Forse qualche volta la Tusk esagera in un senso, ma per esempio una mediazione interessante, avrei aspettato quel giorno che Storavanello De Rose mi avesse detto qualche cosa di più, il programma di Attali. Attali ha fatto su incarico di Sarkozy, vi ricordate, quel famoso progetto per la gestione del futuro. Distruggiamo il parco macchine mondiale e le ricostruiamo, macchine compatibili col sistema. Come per dire, non è che ci condanniamo alla non produzione, possiamo produrre, ma produrre qualche cosa che non uccida il pianeta. E questo è geniale. Noi abbiamo costruito città, fiumi, assassini, perché stanno venendo giù adesso. Ma costruiamo un ambiente assassino, non un ambiente assassino. Noi siamo degli imbecilli che hanno costruito le cose. Allora mi domando, quando tu parlavi dell'angelizzazione, ecco, di questo PIL, perché forse anche il consumatore deve puntare, ma forse non c'è un assassino. Cioè, quello quando noi prendiamo i finanzieri, le quattro famiglie che fanno con i redi la vita e la morte dei paesi, pensiamo sempre di dargli un volto, il cattivo, il capitalista. No, forse non c'è neppure, è anche lui angelificato, perché se ci fosse un capitalista, per quanto bramoso di mangiarsi l'umanità intera, sa che dopo non può neanche fare il routine, perché gli casca rosso il mondo che lui si è mangiato, un mondo dove non puoi respirare, dove non puoi bere l'acqua. A che ti è servito mangiarti l'intero mondo? Quindi questa favola di Esopo di 2500 anni fa del lupo dell'agnello è ancora adesso il paradigma di questa cosa. Io ho la forza di mangiarmi l'agnello, e lui oppone: ma no, ma io sono a valle, non ti posso sporcare l'acqua, tu sei a monte. No, ma tu l'anno scorso hai parlato male di mio padre, ma io non ero neanche nato. No, hai sempre delle scuse, io ti mangio perché tu sei un mascalzone. Ecco, la logica oggi è questa. Le grandi banche che hanno fatto il disastro sono quelle a chiederci oggi: ma perché non ti metti in regola? Perché non diventi onesto e ti sviluppi di più? Ma io avrei voluto che Ravanello qui ci avesse detto qualche cosa sulle banche. E lui il primo dogma è: basta parlare male delle banche. Ma è certo, è stipendiato dalle banche. Uno che è stipendiato dalle grandi banche non può parlare male delle banche. E ha detto: la colpa del sottosviluppo italiano è del sottosviluppo italiano. Che se noi lo guardiamo, sono mille le cose dei nostri mali storici, atavici. Non funziona niente, ma perché? Perché abbiamo infilato la mafia, la criminalità nella Guardia di Finanza, nella Corte dei Conti, nella magistratura, nella politica. Come cacchio possiamo pensare che adesso mettiamo un capo del governo e questo farà funzionare le cose? Non può essere. Noi scontiamo certamente decenni di trascuratezza, di insensibilità politica. Ecco perché io ho sempre sentito, pur
nelle diversità di idee che abbiamo qualche volta anche in casa radicale, perché sempre ho sentito che Pannella per me era una sponda importante, perché diceva quel che era nudo, insomma era l'unico che aveva la forza di dire il re è nudo, mentre tutti gli altri a celebrare questa cosa della crescita. Qualche cosa, forse anche nel, per tornare più strettamente al nostro tema, io ho l'impressione che, mi accennavo prima a Sergio, che non sia facile neanche questa dolcezza del rientro. Vorrei, ho l'impressione che la parola rientro dolce sia un programma, un sogno, ecco, più che una pratica politica, perché sarà duro, sarà durissimo. Perché se noi dobbiamo metterci attorno a un tavolo, ecco un'altra cosa che non credo di Veronesi, che nel DNA nostro non ci sia l'aggressività, noi siamo mammiferi, e i mammiferi uno si mangia con l'altro per la sopravvivenza della propria specie. Certo, il paradigma è la mia specie, ma per la sopravvivenza della mia specie me devo mangiare le altre specie, e noi siamo uguali. Allora, la sensazione è, più che parlare di politica, di ideologia, ho l'impressione che la categoria che sta venendo fuori è la biologia, la pancia. Grillo credete che abbia una grande strategia politica, abbia un'ideologia, ha la pancia in mano di milioni di italiani che lo voteranno non perché lo amano, ma perché sanno che lui è lo sfogo di questa loro pancia inquieta, che non trova una soluzione facile. Tanto in questi giorni, ieri il Senato ha presentato questo libretto sulle schede bianche per sterilizzare un certo malumore, un malcontento, meglio seggi vuoti che 200 pazzi che potrebbero scardinare la politica, ma magari la aggiustano, perché la casualità, Monod diceva che il caso qualche volta aiuta lo sviluppo. Anche Darwin sapeva che nel caso c'era un elemento positivo, non soltanto l'adattamento all'ambiente, ma il caso, la casualità è un elemento della storia dell'essere vivente, e può darsi che qualche cosa succeda. Ma sentirmi che i politici del grande apparato mi dicono: ah, ma per carità, non parliamo di mettere seggi vuoti in Parlamento, perché il risultato sarebbe che Grillo si porti i 200-300 deputati, tutti gli altri partiti restano a casa, perché l'incazzatura è verso i partiti storici che hanno governato l'Italia, non contro Grillo, che per il momento possiamo dire il bene e il male che vogliamo, ma non sappiamo se sarà capace di governare l'Italia. Ma questo è inquietante, che la classe politica non abbia recepito che c'è questo problema. Per esempio, Peppino Calderisi, che era un vecchio nostro amico radicale tanti anni fa, lui diceva: no, no, ma tu sei matto perché tu non sei liberale. No, io sono un vecchio comunista cattolico, non so che cosa sono, e qualche volta ho l'impressione che si parla della parola liberale a ruota libera. E lui, Peppino, mi diceva, e me l'ha confermato anche in questi giorni, adesso è nel partito del PDL: se va a votare il 10% delle persone, la democrazia è perfetta. Per me non è così. Vuol dire che c'è una tale malessere, disagio, che tu ti devi interrogare se fai politica seria. No, ma dici: io me ne fotto. No, io non me ne fotto. Invece io non me ne fotto se il 90% degli italiani non va a votare, c'è un problema. Quando ho sollevato il sabato scorso, la vigilia del voto siciliano, alla Camera, io un dibattito con Pasquino, Valerio Nida, questi discorsi, gli ho detto: ma parlavano di quello che i padri costituenti avrebbero detto se fossero presenti con noi, e tutti dicevano, i padri costituenti dicevano che il diritto al voto è talmente importante che dovrebbe diventare un dovere, ed è così, gli fa Pasquino. E io gli dico: senti, se i padri costituenti fossero qui e potessero leggere i nostri giornali che metà degli italiani non sa per chi votare o se andare a votare, che cosa direbbero? Che hanno sbagliato loro o che abbiamo sbagliato noi? E Pasquino gli fa: ma non fare del terrorismo, l'astensione in Italia non esiste. E dopo dice: papale, papale, caro Tessari, ti invito a pranzo a Bologna e ci faremo delle matte risate sul tuo pessimismo. L'astensione riguarda quel 2-3% di italiani che fanno ricerche di studio Erasmo all'estero e non tornano a casa per votare. Il giorno dopo, 53% di siciliani che erano notoriamente a studiare all'estero non sono andati a votare. Ecco, questo è il politologo più intelligente che abbiamo in Italia. Pensiamo agli altri. Qual è il livello della percezione? No, percepiamo una società diversa. E qual è l'approccio giusto? Io non voglio assolutamente pensare che sia giusto, anzi, mi auguro che non sia quello giusto. Però temo, ci sono troppi segnali. Quello che si diceva prima, che una volta io e i miei amici dico, scherzando, chi c'è un pezzo di terra se lo tenga stretto, perché le nostre pensioni fra poco va carta straccia.
ci sono tutti i segnali della Repubblica di Weimar. Dal 18 al 33 la Repubblica di Weimar festeggia l'esplosione della coglioneria. I più grandi artisti, filosofi, poeti hanno scritto di tutto sul trionfo della Berlina. E nel frattempo Hitler organizzava le truppe, poi la crisi del 29 gli ha dato lo spunto ed è successo quello che abbiamo. Oddio, se voi andate a leggere quello che hanno detto i più grandi filosofi, i più grandi artisti nei 13-14 anni della Repubblica di Weimar, ma questi erano tutti rimbecilliti, nessuno che percepiva. E quando qualcuno gli si diceva: ma non ti rendi conto che c'è questo movimento di nazisti che si sta... No, il pericolo in Germania erano i socialdemocratici, questa era la percezione che avevano i politici di allora. Esattamente la stessa che qualche anno prima, quando in Italia nel 21 c'è la rottura del Partito Comunista dai socialisti, nascono, vanno subito dal compagno Leni a dire: compagno Leni, abbiamo fatto il Partito Comunista d'Italia, costolo della Terza Internazionale, bravi bravi, dice Leni, che aveva appena fatto la rivoluzione, doveva sistemare mezzo pianeta. Dice: adesso andate a casa e fate l'alleanza con i socialisti. E te la cinefa: ma come, se abbiamo appena rotto con i socialisti? Il pericolo, dice Terracini, sono i socialisti. E Lenin, che stava a Mosca e che aveva tanti problemi per la testa, ha detto: no no, in Italia il problema sono i fascisti. Ma che sono quattro scalmanate, il pericolo in Italia sono i socialisti, dice Terracini, che è il padre che ha firmato la nostra Costituzione. Io l'ho conosciuto, un uomo straordinario che a 80 anni faceva dei discorsi bellissimi al Senato, ma ho sempre pensato: ma quanto stupido è stato Terracini. Solo che adesso è in politico dire che è stupido Terracini e intelligente Lenin, perché aveva ragione Lenin. Tornate a casa e fate l'alleanza con i socialisti se non volete finire nelle galere fasciste. E Terracini ha fatto 19 anni di galera fascista, perché se l'è meritato, perché non aveva capito. Allora, capire in tempo vuol dire che possiamo adesso ancora fare qualche cosa. Non lo so se siamo appunto fuori tempo massimo. Io penso che la battuta che ho fatto prima, la domanda su Pecciaia, perché questo sento un problema mio, non è una cosa banale. Io sono laico, ateo, felicemente non credente, felicemente o infelicemente non lo so, ma non credente, basta, non credente. E perché penso che l'immortalità è nella terra, la continuità. E mi pare che un uomo che, sì, uno dei miei studenti dice: ah, no, siamo noi i tuoi figli virtuali, non hai bisogno di figli biologici di sangue. No, il senso è che se tu te ne vai, dici: ma che me frega che cascano le montagne, le città scompaiono, tanto io fra qualche anno non ci sono più. No, io voglio lasciare per chi sta qualche cosa di migliore di quello che io ho trovato. E invece, come diceva anche tu, se noi usciamo, io fra l'altro sono nato sotto le bombe, quindi dovrei dire: ma muoio, il mondo un po' più tranquillo, le bombe sono un po' più lontane da me. Ma non ho questa percezione, ho una percezione che oggi c'è un'inquietudine molto maggiore di quella che c'era nella generazione che è nata sotto le bombe del 41, 42, 43. Allora vuol dire che abbiamo veramente raschiato il fondo del barile, che non offriamo ai nostri giovani prospettive di lotta politica, di crescita. Perché per me non è un segno positivo che lo studente si metta il casco e vada a spaccare la testa al poliziotto. Anche questa è una barbarie, ma non vorrei che anche questa venisse pilotata, perché insomma una guerra dei poveracci, perché il poliziotto non è il capitale, il poliziotto è uno a 1000-1200, e benissimo fa Marco ogni volta a ricordare la miseria con cui si usano i poliziotti nelle carceri, i carcerati, perché è una lotta fra i poveri che canalizza, disorienta dai grandi problemi. Ma i grandi problemi sono in agguato. E quando, come ho già detto al congresso, si porta alla disperazione della gente, finché la gente ha da mangiare, litiga, spacca qualche vetrina, quando non ha da mangiare, va a rubare nelle campagne. E gli amici che hanno orti dicono: adesso non ti vengono a rubare in casa i quadri, ti vengono a rubare i pomodori, le melanzane, le zucchine. Vuol dire che c'è fame, fame. Ecco, questa società che poi si esprime in questi atti di vandalismo, abbiamo visto anche in Grecia, in Spagna, in Portogallo, ma cominciano anche a dare delle indicazioni, non vanno a spaccare le vetrine, le case in genere, vanno a spaccare le banche. Cioè c'è questa percezione che è la banca. E se voi guardate retrospettivamente le notizie che hanno dato quando sono state le grandi rivolte ad Atene, nessun giornale italiano o europeo ha detto 80 banche bruciate, 80 edifici bruciati.
Non si dica mai che dopo gli venga la voglia a qualcun altro di fare la stessa cosa. Cioè, chi pilota anche l'informazione sono gli stessi che hanno pilotato il grande, la grande spalmatura dei derivati dei titoli tossici nel mondo intero. Io la domanda che faccio sempre educatamente a Monti è che ci doveva dire qualcosetta di più di quello che aveva visto quando era consulente alla Goldman Sachs. Perché non ci ha detto? Perché è lì che è cominciato il disastro, è lì che hanno organizzato lo tsunami. O meglio, quando è scoppiato il casino a Fukushima, il casino è stato il terremoto, il maremoto. Però 30 anni fa sono andato con una delegazione parlamentare, questo ti verrà da ridere, Elisabetta, perché eravamo 12 parlamentari, rappresentanza di tutti i partiti. Dei 12, 10 si fermano a Tokyo a fare shopping perché non ne poteva niente di andare a visitare la centrale nucleare di Fukushima, che era la più grossa concentrazione di reattori del mondo. 10 reattori da 1000 MW uno accanto all'altro. Andammo in due, io e un comunista di Firenze. E quando io gli dissi al presidente della Telco, ma non si vergogna di fare una cosa simile? Ah, se pensa che risparmio, unifico un'unica guardia armata e sì, ma però se c'è un incidente lei moltiplica per 10. Dice, ma questo non deve succedere perché io ho calcolato che il terremoto massimo che mi può capitare è di 8 gradi, quello che è successo di 9 gradi e mezzo. Più lo tsunami. Più lo tsunami. Sì, e allora io gli feci la domanda, dice, ma un terremoto provoca anche un terremoto? Ah, dice, e qui mi ha vinto lui, mi ha trafitto perché mi dice, ho chiamato i tecnici, mi dicono in questo braccio di mare mi devo aspettare onde certificate dalla scienza di 3 metri, perché è un braccio di mare un po' chiuso. E dice, ho andato via, ho chiamato i poeti, cosa dicono le leggende? E dice, un vecchio poeta mi dice, mi parla, perché ho letto una pergamena tanti anni fa che parlava di uno tsunami di 10.000 anni fa di 6 metri in questo braccio di mare. Conclusione, dice, costruirò le barriere protettive contro le onde della leggenda. L'avrei abbracciato. E lui mi dice, ma è diventato filo nucleare? No, ma se mai dovessi fare il nucleare vorrei che a gestirlo fosse uno come lei, che sfida la leggenda, la scienza e la leggenda. Ma non è bastato né la scienza né la leggenda, perché le onde sono state di 14 metri. Allora, per dire che non si può anche qua giocare, la cosa che posso ascrivere al mio titolo di merito, non lo sa nessuno nel mondo, ma men che meno i giapponesi, ma me l'ha detto questo mio compagno di Ventura. Quando abbiamo guardato quello che è successo, i giornali facevano una fotografia di 6 centrali da 700 MW. E dico, ma ci avevano dato le carte di 10 reattori da 1000 MW. Allora questo Cerina Ferroni dice, sì, ma gli ha fatto un tale terrorismo al presidente che quando siamo andati via noi ha detto, riduciamo il piano, le centrali sono solo 6 e la metà. Ma se fossero state 10, il Giappone oggi non sarebbe più, sarebbe tutto radioattivizzato, capite? Quanto? Ma perché lì non c'è un governo, non c'è un controllo. La scelta nucleare in Giappone sono società private che decidono il sito, la centrale, la distribuzione e perfino la bolletta. Tu, Elisabetta, ti do un compito, facci una bella interrogazione su quanto ci costa la gestione delle 5 centrali nucleari che abbiamo in Italia, chiuse da 35 anni, ma che ci costano, ho letto sui giornali, 400 milioni di euro. Ma è una cosa pazzesca, perché questo va nella bolletta elettrica. Perché non ce lo dicono mai che una centrale chiusa da 35 anni ci costa 400 milioni di euro? Perché non solo le scorie, ma tutto l'impianto, il nocciolo, non l'abbiamo mica smantellato, perché ancora noi siamo così scientifici che abbiamo costruito una macchina che fa 1000 km all'ora, non sappiamo come si frena, ma intanto proviamo l'ebbrezza di lanciarci a 1000 km all'ora. Ecco perché io ho sempre detto, non facciamo il nucleare fino a quando non sappiamo governarlo. Dopodiché, e in questo devo dire che Pannella è sempre stato molto lucido e laico, ha sempre detto, noi non andiamo contro il nucleare, si è corredato dalle conoscenze scientifiche, ma fare un nucleare che ti dicono lo costruiamo ma non sappiamo smontarlo, non si può fare, questa è follia, questo è l'irrazionalismo. Ecco perché me la prendevo con Veronesi quando si era offerto di fare il presidente del ritorno al nucleare, perché lui deve pretendere la scientificità. Ecco, la scientificità è il controllo degli strumenti, della conoscenza, della fattibilità e poi della smontabilità. Io vivo da qualche anno a Friburgo, che è questa città verde per antonomasia, un sindaco molto abile, 15 anni che è in sella, prima con una giunta rosso verde, poi con una giunta verde nera e adesso di nuovo rosso verde, perché nel frattempo ha vinto il partito della Merkel, lui ha fatto un'alleanza con la Merkel, è rimasto sindaco, poi ha perso la Merkel, è ritornato, ma comunque è bravo, riesce a venderla bene soprattutto. Ma
ha degli segnali che sono interessanti per i discorsi che avete fatto qui. Città costruite a misura d'uomo. Adesso prego soprattutto Elisabetta, che è sensibile su questo tema, di non prendermi come al solito fissato per la storia dei figli. Nella denatalità generale dell'Occidente ci sono delle aree dove i figli nascono, perché è facile farli nascere, è facile gestirli. Non c'è autobus, mezzo pubblico in Friburgo che non abbia il pulsante con l'inclinatore. Tutti gli auto si inclinano, qualunque disabile in carrozzina, qualunque donna con la carrozzina sale senza aiuto, e ci sono ogni due file di sedie tre posti con lo stop per le carrozzine. Io qualche volta sembro un deficiente che dico: permettetemi, faccia una foto. Dice: cosa c'è da fotografare? Dico: una cosa che in Italia non si vede. Quattro carrozzine, due disabili, due carrozzine bloccate dentro un pullman dove la gente ha posto. Da noi i supertreni dell'ultima generazione non hanno il corridoio fatto apposta per far passare una carrozzina, perché per noi il bambino è un optional da rifiutare, un intrigo, un intralcio. Allora queste società, se non sono fatte perché si possa, non dico crescere, ecco, il discorso di Peccei è delicato, stiamo attenti che dobbiamo parlare al mondo intero per la questione della popolazione, non soltanto ai colti e ai ricchi, perché se la Cina, l'Asia e Sud America non capiscono Peccei, siamo fottuti, nel senso che non è che guadagniamo, l'Occidente può scomparire come scomparirà fra 100-150 anni, ma non è che il mondo decresce, il mondo esplode, perché solo la cultura occidentale, comunque questo è assodato, che ha la consapevolezza della fragilità ecosistemica. Non ce l'ha il Giappone, non ce l'ha la Cina, non ce l'ha l'India, non ce l'ha il Sud America, anche se loro adesso cominciano a tossire, a respirare aria inquinata, e qualche problema se lo pongono, ma sono ancora quelli che rallentano i protocolli internazionali. Perché? Perché sono arrivati tardi e vogliono beneficiare del benessere, del lusso, dell'opulenza, dello spreco, di cui noi abbiamo fatto una bandiera. L'Occidente è la bandiera dello spreco, di come si sputa sulla terra, la si calpesca e la si rende inabitabile, ecco. E adesso questo è il modello che noi proponiamo ai paesi del terzo e quarto mondo. Finisco dicendo che cercherò per quanto è possibile di stare in sintonia con voi nelle vostre battaglie, e teniamoci in contatto perché si possa trovare qualche soluzione. Nessuno può avere in testa la chiave di volta, ma ci proviamo tutti assieme confrontandoci. Vi ringrazio. In diretta, ti avviso. Pronto? Appunto per la mancata presenza, ma avevo una riunione qui a Roma per i nostri programmi dei prossimi tre anni, quindi con gli attivisti. Non ti preoccupare, che è la cosa più importante è quello che ci dici, noi ti abbiamo seguito, ho letto anche la tua prefazione al libro di Tim Jackson, ti seguiamo da tempo, poi la fondazione Il Tempo di Roma per noi è, diciamo, un po' il nostro padre, il nostro nonno, diciamo, come origine, come osservazioni. Quindi niente, io ti lascerei subito la parola, e se ci vuoi, cosa ci vuoi raccontare? Noi stiamo parlando un po' di stato del pianeta, stiamo parlando un po' di vari problemi, però vedi tu, eventualmente poi se vuoi avere qualche domanda o qualche osservazione, ti lasciamo anche lo spazio di replica, va bene? Io senz'altro vi ringrazio molto, mi chiedo anche scusa perché ovviamente non ho potuto sentire minimamente i vostri lavori, quindi non so quello che è stato detto, quindi inevitabilmente mi devo scusare se per questo caso ci può essere qualche sovrapposizione. So ovviamente che le vostre preoccupazioni sono anche le mie, e quindi in qualche maniera si possono condividere, soprattutto credo che sia utile anche ragionare su quelle che potrebbero essere, tra virgolette, le soluzioni che noi intenderemo cercare di mettere in attivazione per risolvere problemi che oramai, purtroppo, con questo drammatico elemento che io trovo sempre più aggravato tra
il gap che si è creato tra una conoscenza scientifica molto avanzata, sempre più raffinata, e una inazione politica francamente sconcertante, non ci fa inevitabilmente pensare bene per il futuro. Io vi dico due cose, diciamo, che sono molto legate un po' all'attualità, soprattutto di quello che, ma forse non so se qualcun altro l'avrà accennato, di quello che il mondo scientifico che si occupa del cosiddetto global environmental change, quindi vale a dire del cambiamento ambientale globale, e che è molto interessante perché sono persone che dalla mattina alla sera fanno ricerche nell'ambito delle quali da una parte si occupano di quali sono le dinamiche dei sistemi naturali per la loro evoluzione, e dall'altra si occupano di riuscire a individuare il discernimento che può esistere sulla base dei dati rispetto all'intervento che la pressione umana esercita sull'evoluzione stessa dei sistemi naturali. Ebbene, forse qualcuno di voi saprà che la comunità scientifica che si occupa di questi problemi ha organizzato una grande conferenza proprio alla fine di marzo a Londra. E quando vi parlo di questa comunità scientifica vi parlo dell'International Council for Science, che è la più grande organizzazione scientifica al mondo, che riunisce tutte le associazioni scientifiche di settore e che nell'ambito della quale c'è il patrocinio ai più grandi programmi di ricerca internazionali che si occupano del cambiamento globale. Uno di questi, tra l'altro, che è l'International Geosphere Biosphere Program, che quindi si occupa proprio di individuare quali sono i grandi cambiamenti che l'intervento della specie umana provoca nelle dinamiche naturali, ha visto un'origine profondamente italiana con un personaggio straordinario che mi auguro molti di voi ricorderanno, che era il grandissimo Adriano Buzzati Treverso, che se non sbaglio ha avuto anche, diciamo, molti legami con diverse persone che sono lì da voi, insomma, quindi penso che è un ricordo che bisogna fare di un grandissimo scienziato italiano che addirittura aveva concepito prima di tutti l'idea di indagare su come noi stiamo modificando i sistemi naturali per capirne sempre meglio l'interazione, capirne sempre meglio anche l'entità. Ebbene, questa grande conferenza di Londra, che si è tenuta alla fine di marzo, voleva anche dare indicazioni per Rio de Janeiro, la famosa conferenza Rio più 20, e devo dirvi è stata molto chiara. Non a caso la conferenza addirittura aveva il nome Planet Under Pressure, quindi pianeta sotto pressione, e si è conclusa, sono stati oltre 3.000 gli scienziati che hanno fatto, sono andati a questa grande conferenza. Si è conclusa con uno State of the Planet Declaration. Ora, in questa dichiarazione si dice una cosa molto importante, che è proprio l'incipit, che riassume questi discorsi in una maniera molto chiara. Loro ci dicono che le ricerche attualmente dimostrano che il mantenimento e la prosecuzione del funzionamento del sistema Terra, inteso come la straordinaria interazione tra tutte le sfere che noi, dal punto di vista, come dire, di nomenclatura distinguiamo anche per riuscire a comprenderle meglio, quindi idrosfera, sfera dell'acqua, atmosfera, sfera dell'aria, pedosfera, sfera del suolo, biosfera, sfera della vita, sono tutte quante, ci dimostrano queste ricerche, che oggi il mantenimento e la prosecuzione di questo straordinario funzionamento che nei secoli ha sostenuto il benessere umano e fatto la nostra civilizzazione è a totale rischio. Se non mettiamo in piedi delle azioni urgenti che ovviamente finiscono in verta da questa crescente pressione dei sistemi naturali, avremo certamente sempre più difficoltà ad affrontare le minacce che riguardano le risorse critiche per l'umanità, come l'acqua, il cibo, la ricchezza della vita sulla Terra, che poi è anche l'importante filiera di tutto quello che ci consente il nostro sostentamento. Ma la fase più significativa, io mi sono preso anche delle carte proprio perché la voglio citare, tali minacce rischiano di intensificare le crisi economiche, ecologiche e sociali, creando il potenziale per un'emergenza umanitaria su scala globale. Allora, cito questo per non citare tutto il resto, perché c'è stato un florileggio di iniziative della comunità scientifica con allerta molto chiari e documentati al mondo politico.
penso che avete parlato anche di come è andata Rio più 20, di come è stato il risultato di Rio più 20 con questo famoso documento Il futuro che vogliamo, che come sapete ha avuto alla sua uscita un documento di molte organizzazioni e di grandi nomi internazionali anche della ricerca scientifica, ma di molte organizzazioni non governative, tra cui anche l'UEF, che dicevano questo è il futuro che non vogliamo, perché ovviamente non vogliamo che non ci sia questa presa di coscienza molto molto forte, fattiva e concreta per cercare di bloccare una situazione o invertire una situazione che oggi non può più andare avanti così. Ma mi sembrava utile anche darvi alcune riflessioni proprio sull'aspetto della crescita della popolazione. Voi sapete che la crescita della popolazione è uno degli argomenti, nessuno vuole dire che sia l'unico, ma certamente è un argomento importantissimo che inficia quelle che sono le capacità dei sistemi naturali in qualche maniera di sostenerci, di avere una carrying capacity che consenta la sopportazione della passione umana. Bene, i dati che sono emersi nell'ultimo Population Prospect delle Nazioni Unite, ma anche ricordo il famoso Population Reference Bureau del Karl Aub e di tutto il gruppo che da anni sta dando veramente un contributo straordinario a capire e comprendere le dinamiche demografiche, certamente non ci fanno prevedere situazioni positive. Penso soltanto al grande problema dell'Africa. L'Africa, come sapete, ha ormai sorpassato 1 miliardo di abitanti, ha una crescita al tasso di circa 2,5% annuale. E nel 1950 l'Africa aveva una popolazione di 227 milioni di abitanti. E le previsioni per il 2050, quando oggi, come vi ho detto, siamo già oltre il miliardo, prevedono, sempre secondo la Population Division delle Nazioni Unite, una popolazione che dovrebbe raggiungere i 2 miliardi. Il Population Reference Bureau, nell'ultimo rapporto che fa questi suoi data sheet che escono ogni anno, addirittura dà l'indicazione di 2 miliardi e 399 milioni, che sono apparenti 2 miliardi e 4. Ora, se andate a vedere quelle che sono le 10 nazioni più popolose al mondo, noi oggi abbiamo, vi cito solo le prime ovviamente, che sono la Cina, l'India, gli Stati Uniti. Questo trio nell'X-Parade si dovrebbe mantenere nel 2050 con il famoso passaggio dell'India che sorpassa la Cina. L'India dovrebbe avere nel 2050 1.691 milioni di abitanti, mentre la Cina dovrebbe avere 1.811. Gli Stati Uniti restano il terzo paese con una popolazione che oggi è di 314 milioni e che nel 2050 dovrebbe avere 423 milioni. Ma la cosa interessante è che mentre la Nigeria resta nei 10 paesi più popolosi al mondo, attualmente a 170 milioni e nel 2050 se ne prevedono 402, si aggiungono altri due paesi africani nella X-Parade delle 10 nel 2050, che sono la Repubblica Democratica del Congo con 194 milioni e l'Etiopia con 166. Perché sottolineo particolarmente la situazione dell'Africa, che come vedete poi stiamo parlando ovviamente dell'Africa subsahariana, perché è uno dei grandi temi che già oggi si trova ad avere una situazione di collasso locale e ce l'ha anche per quanto riguarda quelle che sono le risorse alimentari, per mille motivi che ovviamente sono anche l'assurda gestione che noi abbiamo delle filiere agricole e l'assurda gestione di quella che è l'industrializzazione dell'agricoltura. Io vedo che per fortuna oggi persino le Nazioni Unite, attraverso i suoi organismi, penso alla FAO, come sapete l'anno scorso la FAO per la prima volta ha prodotto un documento che fortunatamente ragiona e riflette sulla perdita e lo spreco del cibo, cosa che fino ad oggi non aveva avuto una evidenza significativa nelle analisi che la FAO faceva sempre quasi automaticamente. Aumenta la popolazione, quindi automaticamente dobbiamo aumentare la produzione alimentare. Oggi per fortuna c'è una riflessione che comincia a ragionare anche su questi aspetti che sono molto importanti di perdita nell'ambito della filiera alimentare del cibo e di spreco del cibo. Il dato che è stato prodotto l'anno scorso da questo lavoro, ovviamente
con tutti i limiti che può avere un lavoro così complesso, così difficile, di ben 1.300.000.000 di tonnellate di cibo che viene praticamente buttato, sprecato e perduto nell'arco di un anno. Inutile che vi dica che soltanto l'alimentazione dell'Africa subsahariana è intorno ai 330 milioni di tonnellate, quindi saremmo in una dimensione dove ovviamente si potrebbe non solo dare diciamo sostentamento alimentare a chi ovviamente non ce l'ha, ma questo fa parte anche di una riflessione che riguarda la perdita di quella straordinaria ricchezza di biodiversità agricola che purtroppo è stata fatta abbandonare dalle utilizzazioni dovute alla industrializzazione dell'agricoltura. Su questo insomma oramai i dati sono tantissimi, non mi voglio dilungare, però diciamo se noi andiamo a vedere le previsioni, e se noi andiamo a vedere per esempio anche le previsioni sempre in ambito alimentare legate agli aspetti tecnici, ve ne parlo anche in particolare perché proprio recentemente ho avuto l'opportunità di fare l'edizione italiana dell'ultimo libro dell'amico Lester Brown, che l'abbiamo presentato anche a Washington all'ambasciata italiana con l'ambasciatore Bisognero l'11 ottobre in edizione inglese ovviamente, e il titolo è Full Planet Empty Plate, quindi pianeta pieno, piatti vuoti. Noi in italiano abbiamo tradotto 9 miliardi di posti a tavola. Ebbene, se noi andiamo a vedere i dati che ci sono anche per quanto riguarda le previsioni per esempio di quella che è la massa straordinario, perché come sapete c'è una crescita del consumo di carne, paradossalmente in parte dovuto anche a, come dire, a una diffusione di una cultura anche di carattere salutistica che si sta diffondendo in paesi industrializzati. C'è un abbassamento del consumo di carne in questi paesi, ma c'è un forte innalzamento del consumo di carne nei paesi di nuova industrializzazione. Ebbene, se voi pensate che noi oggi abbiamo una cifra diciamo di pollame grosso modo che è intorno a qualcosa come 19 miliardi e mezzo di individui, di soggetti, quindi insomma, stiamo parlando di individui, scusate, sto parlando di polli, quindi insomma è un dato che da solo ci fa una certa impressione, tanto che i dati previsionali al 2050, l'International Agricultural Research, il Consultative Group dell'International Agricultural Research prevede una popolazione globale di polli circa 35 miliardi, di capre e pecore di 2,7 miliardi, di bestiame di 2,6 miliardi. È evidente che sono trend che non si possono portare ancora avanti così. Questo credo che sia uno dei messaggi più chiari. Riprendendo le cose che vi stavo dicendo quando vi ho detto che già alcuni ambiti delle Nazioni Unite si stanno dichiarando da questo punto di vista, penso anche a quello che è lo special rapporto, diciamo il consulente speciale di Ban Ki-moon sulla sicurezza alimentare, che è De Schutter, che ha fatto una serie di documenti importantissimi su questi aspetti, dicendo che avanti così non si può andare, che quindi bisogna riprendere una proposta di agroecologia per quanto riguarda anche tutti i paesi, sia in di nuova industrializzazione sia cosiddetti via di sviluppo, per arrivare ad avere un meccanismo completamente diverso. Però siccome non abbiamo l'anello al naso, sappiamo che è molto difficile avviare tutti questi processi in una condizione come l'attuale, che certamente non favorisce dal punto di vista politico istituzionale una delle prese di posizione forti per quanto riguarda il grande discorso di dove siamo arrivati sulla grande crisi economico-finanziaria, che evidentemente riguarda anche gli aspetti globali di quello che può essere il futuro dell'alimentazione della popolazione umana e il futuro della crescita della popolazione umana. Quindi credo che ho cercato semplicemente di darvi così alcuni elementi di quella che è la forte preoccupazione del mondo scientifico, perché, e qui vorrei un po' chiudere, perché anche per lasciare, poi ho il dramma che non mi vedo in faccia, quindi non riesco. Abbiamo anche Skype, non c'è problema. No, ma ho il piacere quando si parla sempre di vedere le persone, perché c'è anche un dialogo che va al di là della
delle cose che vengono dette dal punto di vista del contenuto, ma anche dell'empatia che si viene a creare. Comunque, io credo che uno dei grandi problemi che noi oggi abbiamo, e questo per chiudere un po' questi ragionamenti, e che ci proviene proprio dalla conoscenza scientifica, che ci viene sollevato come oggi ci muoviamo in una dimensione in cui questi benedetti, famosi punti critici, effetti soglia, elementi oltre i quali, sorpassati i quali c'è una seria difficoltà per gli effetti a cascata che ne derivano, c'è una seria difficoltà da parte dell'intervento umano di poter gestire ciò che si viene a creare, ed è inutile che vi colleghi subito questo discorso perché è nato soprattutto nell'ambito climatologico, perché i punti critici sono stati uno degli oggetti importanti che la comunità scientifica della climatologia internazionale ha posto, perché si è posto anche il problema di paragonare le situazioni attuali a quelle dei cosiddetti paleoclimi, quindi i climi del passato che sono, rispetto alle conoscenze che noi oggi abbiamo, possono avere delle similitudini sia per entità e sia per, come dire, concentrazione nel tempo, quindi per tempistica abbreviata, di ciò che si è potuto verificare nel passato. È inutile che vi dica che tutte le analisi riguardano situazioni in cui ovviamente non avevamo 7 miliardi di abitanti, perché purtroppo spesso ci si dimentica, quando si fanno ragionamenti sul passato, che quelle situazioni che sono state profondamente rivoluzionarie, tra virgolette, per la dinamica del sistema Terra, non avevano questa grande e straordinaria presenza umana, non avevano la civiltà umana. Quindi la preoccupazione che oggi deriva da questi sorpassi dei punti critici, dai sorpassi delle cosiddette soglie, dopo le quali ci sono appunto gli effetti a cascata di sistemi che non siamo più in grado di governare, ci fanno entrare in un campo di enorme incertezza, in cui i problemi del grande cambiamento globale che abbiamo indotto ai sistemi naturali, accoppiati alla crescita della popolazione, alla crescita che le esigenze che la popolazione umana ha nei confronti dei sistemi naturali, in un mondo in cui ancora oggi si continua a perseguire un modello di crescita che si basa fondamentalmente proprio sul totem della crescita, scusate il gioco di parole, e voi sapete che questo è stato da sempre il tema caro al Club di Roma, carissimo al grandissimo Aurelio Peccei. Non mi stancherò mai, oltre ad essere stato il mio grande maestro, di ricordare proprio come Memo profeta in patria, perché questo è il tema caldo che noi abbiamo di fronte. Allora, le chiavi di lettura che oggi abbiamo nell'analisi di come si potrebbe costruire una nuova economia per quei pochi che insomma ci stanno ragionando, anche se la sensibilità dell'opinione pubblica forse oggi comincia ad ampliarsi rispetto alla semplice questione squisitamente di carattere finanziario, non presenta purtroppo una dimensione centrale, che è quella di far capire che senza, che parole povere, senza una centralità del capitale naturale, noi non possiamo andare avanti, noi non possiamo pensare di avere un modello economico che ignora, ha una sorta di negligenza, di non presa in considerazione dello straordinario capitale naturale grazie al quale esistiamo e senza il quale, fino a prova contraria, non possiamo vivere. Credo che questa sia la grande sfida che abbiamo di fronte, perché qualsiasi reimpostazione di un nuovo sistema economico, come in maniera molto brillante viene indicato nel libro che mi sembrava fosse citato prima, del Prosperità senza crescita di Kim Jackson, che è uno dei grandi economisti ecologici che sta lavorando su questo argomento in maniera molto seria, anche per cercare di ragionare su nuove funzioni di macroeconomia che possono risistemare i meccanismi che sono all'origine del prodotto economico. Beh, credo che questo sia una delle strade fondamentali che dovremmo cercare tutti, nel nostro modesto contributo, di metterlo a sistema per poter cercare di cambiare le cose. Grazie. Complimenti per la chiarezza e l'esattezza.
Esatto, è l'esattezza delle argomentazioni con cui sono portate. Io tanto quando ho anche ascoltato in un convegno che c'era stato via Bertini. Adesso, mentre apriamo, c'è qualche domanda. Ti volevo dire, io ho letto un libro, ti pongo uno spunto di riflessione. Io ho letto, c'è un libro molto interessante che è Il Collasso, che racconta un po' di civiltà che anche ci devo dire. Ecco, io ci sono i casi come l'isola di Pasqua, c'è qualche caso più riuscito come la Papuasia, Nuova Guinea, no? Quindi se l'hai letto lo sai meglio di me. Io collego la domanda che cosa c'è di diverso da allora adesso e pongo lo spunto di riflessione che Rifkin ha parlato dell'empatia che si può avere grazie alla rete. E questo può essere un argomento di riflessione interessante, cioè se gli uomini poi si potranno organizzare grazie al collegamento in rete nella comprensione dei nuovi fenomeni. Questo è solo uno spunto. Adesso ti passo invece a Alessandro Tessari che ti vuole fare una domanda. Sì, Franco, intanto complimenti di nuovo, e apprezzo sempre la finezza delle tue riflessioni. Una domanda: questa vicenda drammatica dell'Africa che tu ci hai rappresentato, dove abbiamo sbagliato noi occidentali quando Pecei faceva le sue famose analisi, pubblicazioni del Cloud di Roma, nel non trasferirle? Perché l'Occidente ha recepito la lezione di Pecei e è in caduta libera, diciamo, dal punto di vista analitico, ma l'Africa perché non c'è? A parte le responsabilità storiche della Chiesa Cattolica, che sappiamo si è messa di traverso, ma perché noi Occidente non siamo riusciti a parlare a questi paesi poveri per aiutarli a non esplodere natalisticamente? Grazie. Grazie a voi. Io non so se volete che vi prendo tutte le domande, faccio, ci cerco di darvi una risposta, per carità di Dio, sono pareri, opinioni, perché le risposte a queste domande, voglio dire, richiedono ben altra consistenza. Oppure se vogliamo fare, ditemi voi. Ma no, come, rispondi pure, poi vediamo in due mesi. Rapidissimo, comincio con la prima, parlo ovviamente delle mie sensazioni rispetto a quello che voi mi state sollevando. Allora, ho il piacere ovviamente di conoscere bene Jared Diamond, che proprio feci venire in Italia per presentare Il Collasso in italiano, facendo una bellissima lecture a Roma, ai Musei Capitolini, e tra l'altro vi ricordo, lo dico giusto per capire l'insegnamento di queste persone straordinarie, lui studia italiano da più di 7 anni e ha voluto fare di suo, quindi pensate, un professore dell'Università di California Los Angeles che non ha niente a che fare con gli italiani, non ha mai avuto, però come passione, come cosa, ha voluto fare la sua lecture in italiano. Questo per dirvi, insomma, come sempre abbiamo sempre delle grandi lezioni da queste figure. Ora, mi veniva chiesto appunto la comparazione tra quei fenomeni del passato e i fenomeni attuali. Questa è una cosa molto interessante che vi dico solo per fatto informativo, che esiste anche un programma internazionale molto bello che finalmente sta cominciando a rivedere, a rileggere in chiave combinata la dimensione ecologica e la dimensione storica classica in una nuova dimensione. Questo programma si chiama I Hope, che sarebbe un Integrated History of People and Planet, e quindi è proprio nell'ambito dei grandi progetti di ricerca sul cambiamento globale. Quindi si sta ragionando proprio per capire e comprendere come questi fenomeni del passato possono fornirci degli insegnamenti attuali. Per quanto riguarda il paragone con l'attualità, beh, è ovvio che viene spontaneo far presente che al di là di alcuni casi strettamente, che sono poi tutti casi globali, noi oggi quello che stiamo osservando, per cui sia in Maya, sia in l'isola di Pasqua, sia gli Anasati, sia insomma, sono tutti casi che sono di comunità locali che poi hanno avuto dei problemi seri con quelle che erano disponibilità naturali che venivano messe loro, che venivano da loro utilizzate. No, questo era. Però poi ovviamente ci sono tanti altri aspetti di carattere sociale, di carattere strutturale di quelle società come si erano create e organizzate. Oggi che siamo in una società profondamente globalizzata, noi abbiamo una serie di fenomeni locali che sanno che ci sono prodotti in crisi locali e che queste crisi locali stanno diventando delle crisi globali. Uno degli esempi concreti che vi faccio subito è che si sta riflettendo nel mondo scientifico, ed è uscito un lavoro bellissimo su Nature 2 settimane prima di Rio, un lavoro di review, quindi di messa a sistema delle informazioni e delle conoscenze sull'argomento, di come addirittura il cosiddetto land use change, quindi vale a dire come noi stiamo modificando
fisicamente, trasformando fisicamente la composizione della terra, quindi stiamo parlando delle terre emerse, possa arrivare a un punto critico che, secondo gli studiosi, che sono più di 20 che hanno scritto questo lavoro, e sono tra i più famosi a livello internazionale, ci siamo già abbastanza vicino, perché viene ritenuto che già il 50%, che è quello che noi già oggi abbiamo fisicamente trasformato nel nostro pianeta, è un elemento di una, cioè, che diciamo ci fa entrare in una dimensione di criticità. Poi ovviamente sorpassato l'80 e il 90 dovremmo entrare in una situazione reale di cosiddetto punto critico. Inutile che vi dica che tutti gli elementi che sono a contorno, che vanno nella direzione di incrementare di fare il mondo, cioè la crescita della popolazione, la crescita di pressione sulle risorse, eccetera, eccetera, vanno tutte nella direzione di pensare che noi trasformeremo ancora percentuali molto più significative delle terre emerse da qui ai prossimi decenni, e quindi questo famoso punto critico diventa un problema di grandissima rilevanza. Quindi, in parole povere, dalla dimensione di Diamond, dell'analisi delle situazioni globali, noi siamo passati a una dimensione locale, a una dimensione globale. Questa dimensione globale, come ben sapete meglio di me, non è che ci abbiamo un far west che sappiamo che possiamo, tra virgolette, conquistare. Quindi, sul discorso dell'empatia, chiudo sulla prima domanda, io sono straconvinto di questo, adesso al di là di quello che dice Rifkin o non dice Rifkin, ma insomma è evidente che c'è la possibilità, e forse è l'unica vera soluzione, se veramente si entra tutti in una dimensione di consapevolezza, di conoscenza e di acquisizione, di introiezione di questi dati, che non sono dati che possono essere etichettati di destra e di sinistra. Potete immaginare la fatica che ho dovuto fare con tanti di questi parlamentari incredibili, che negli ultimi anni hanno fatto, come sapete, mozioni dicendo che era inesistente il cambiamento climatico dovuto all'intervento umano. C'è gente che francamente, non, al di là dell'interesse politico, non riesco a capire come possa dire delle cose che non stanno nel cielo in terra. Sulla seconda domanda, che è molto, molto interessante, sulla quale ovviamente io non posso avere una risposta, riguardante perché non siamo stati capaci di fare presente, io credo, mi permetto un pezzo di risposta, perché buona parte dei personaggi, noi abbiamo avuto dei leader africani che erano a metà, oltre a figure che nascevano direttamente nel gruppo, diciamo, nelle comunità o in alcune comunità tribali che avevano il predominio a livello, diciamo, poi nazionale, che erano così tutte le nazioni che di fatto ci siamo inventati noi dopo la fase coloniale, oppure li abbiamo creati noi. Noi abbiamo avuto una classe dirigente dei paesi africani che erano tutta formata nei paesi occidentali, ed era tutta formata a stile Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale. Io credo che una buona parte drammatica della risposta alla giusta osservazione che veniva fatta in domanda è questa. Sempre con quella domanda io mi permetto di dire che non vedo purtroppo che quello che aveva detto Aurelio e che aveva fatto fare, diciamo, tutto lo straordinario think tank del Club di Roma sia stato accettato dai paesi occidentali. Credo purtroppo che ci troviamo in una dimensione che sta verificando quanto si era previsto. Ma se voi parlate con Dennis Meadows, lui vi dice chiaro e tondo che abbiamo perso decenni. Cioè, questo è il succo del problema. Noi, se fossimo intervenuti quando il Club di Roma aveva fatto l'intuizione del 72, che vi ricordo addirittura era stata fatta quando neanche era stato inviato nello spazio col primo satellite fisicamente dedicato al telerilevamento, pensate oggi le informazioni che abbiamo a disposizione, loro già allora furono capaci di fare queste elaborazioni semplicemente avendo le disponibilità di dati che erano presenti allora. Quindi, se fossero stati ascoltati molto di più di quello che purtroppo non è stato realizzato da un punto di vista operativo, io credo che oggi saremmo in una situazione completamente diversa. Grazie Gianfranco, veramente anche per le risposte e la chiarezza. Io direi adesso non abuserei più del tuo tempo, che è prezioso. Speriamo di rincontrarci e anche di farci vedere di persona, così ci vedremo anche. È molto importante anche l'aspetto,
L'aspetto umano che è sottolineato è, fa parte anche della completezza delle tue risposte, della valutazione. Tutto sei anche bravissimo, per parlare senza vedere non è facile. Lo so perché l'ho fatto qualche volta e sono andato molto peggio. Quindi io ti ringrazio molto. Grazie, allora, e ti auguro un buon weekend. Grazie mille. Palermo, Marco, Michele, scusa, perché Ferretti mi ha chiesto 2 ore mentre ascoltavo Bologna, ma io non lo sapevo, non è così tragico, anche tanto lo impariamo tutti quanti. E poi volevo dire una cosa, per quelli che mi danno la mano tecnicamente, dopo ci sarebbe un intervento registrato di Marco Loiodici che possiamo gestire perché lui non è in attesa, quindi gestiamo anche le altre iscrizioni a parlare. È un contributo che dobbiamo caricare mi ha mandato una cosa che ha messo su YouTube. È un ragazzo di Radicali Milano, eravamo amici, diciamo, ci parlavamo, facevamo le battaglie assieme, faceva un lavoro simile al mio, era un consulente informatico ed è andato a vivere in una favela, così, con un'organizzazione, e dice che è molto più contento di prima, ha una vita con un impatto che è 10 volte più basso. Io gli ho detto: è una sorpresa, non ho avuto neanche il tempo di leggere, mandami un contributo, visto che ci sentiamo su internet, raccontami in 10 minuti un po' come va, come è la situazione, così. Quindi è una sorpresa per tutti, anche per me, proviamo a sentire cosa ci racconta questo compagno. Niente, passo la parola a Michele Palermo, scusa. Certo, vista la crisi economica, è un peccato vedere che i problemi, diciamo, i problemi che interessano la nostra associazione passano in secondo piano, almeno a livello giornalistico, insomma. Quindi purtroppo i giornali, le prime pagine dei giornali occupano sempre la crisi economica, e anche se gli aspetti ambientali sono legatissimi alla crisi economica, di fatto è molto più difficile parlarne in un momento di questo genere. Gli interventi che mi hanno preceduto mi sono piaciuti moltissimo, sono stati veramente interessanti. L'unica cosa è che mi piacerebbe sentire qualche proposta concreta, cioè che cosa possiamo fare noi. E io una proposta concreta la vorrei ritirare fuori. Io mi sono un pochino, anche perché sono ex ferroviere, mi sono un po' fissato del problema della linea ad alta velocità Torino-Lione. Fra l'altro mi occupavo di traffico merci anche su quella linea lì, quindi, insomma. Perché lo tiro fuori? A parte la mia conoscenza, è una battaglia che è in corso adesso, perché non è conclusa ancora, anzi probabilmente la Francia ritirerà fuori il problema. Ora, al di là che io sono prima radicale che è iscritto mi sono iscritto a Rientro Dolce proprio dopo essere entrato nel Partito Radicale. Allora, che cosa mi indigna? Mi indigna che un problema di questo genere a livello giornalistico non è presentato. Cioè, l'italiano medio non ha avuto la possibilità di vedere in che cosa consisteva questo problema. La stampa, la televisione, gli organi della stampa, quasi tutti gli organi della stampa, la televisione non è riuscita a presentare il problema nei giusti termini, e secondo me questa è una grave carenza di democrazia, e come radicale mi indigna. Il secondo, il comportamento dei nostri politici, che sono solo riusciti a rendere più complicato questo problema, a gettare fumo negli occhi. Mi ricordo un esempio che vale per tutti. C'è Fassina, il responsabile economico del PD, fra l'altro persona degna, insomma, non ho niente al di là, però voglio dire, con tutti questi imbroglioni che stanno in giro, forse è un po' ingenuo, va bene, però è una persona che alla fine posso stimare, le sue idee le porta avanti. Io mi ricordo
un intervento, era a un programma da Sabina Guzzanti, e lei gli fa le domande sulla TAV e gli chiede: cosa pensa il vostro partito sulla TAV? Dice: ma no, bisogna assolutamente farla, è un'opera che serve all'Europa, al mondo, all'universo, eccetera. Ma Sabina Guzzanti continua, lo stimola un pochino, perché a differenza di altri intervistatori l'ha messo un pochino più alle strette, gli ha fatto delle domande tecniche, e Fassina dice: ma in realtà io non sono un ingegnere dei trasporti, non lo conosco bene il problema, non l'ho studiato, quindi non sono in grado di rispondere. Allora, chiaramente mi sono cascate le palle, insomma. Dico: ma scusa, sostieni una posizione e poi dici che non conosci il problema. Però è stato gestito tutto in questa maniera. Però il botto più grosso, secondo me, però purtroppo non ci se ne accorge, perché, ribadisco, è una materia per addetti ai lavori, è quello che ha risposto Monti quando finalmente dice: darò le motivazioni delle ragioni per cui si fa questa linea. Ed è una serie di corbellerie tecniche. Io dico: ma chi gliela passate quelle cose lì? Poi, insomma, da un governo tecnico avere risposte di quel genere mi è dispiaciuto, perché mentre altri politici possono avere interessi diversi, insomma, avere una risposta, avere delle corbellerie di risposta da Monti mi ha fatto veramente stare male. A Roma si dice: o ci fai o ci sei, allora sei malafede. Ora, in concreto, il Partito Radicale mi ha commissionato, Partito Radicale intendo dire Riccardo Maggi, che sarebbe segretario di Roma, di Radicali Roma, però che ci fosse anche Stadini, mi hanno commissionato un articolo sulla TAV. Non lo so se era articolo, perché all'epoca l'unico che parlava della TAV era Viale, va bene, nessun altro del Partito Radicale parlava della TAV, e allora ho detto: beh, visto, scrivi qualcosa anche tu. Comunque, c'è stato, ho presentato anche questo articolo, ha preso la parola Staterini e ha parlato 2-3 minuti, però non sono riuscito a capire se era d'accordo su quello che dicevo io o non era d'accordo. Ora, io non è che voglio per forza, io faccio un discorso di metodo, perché uno può avere le sue idee, però io vorrei che il Partito Radicale prendesse, e mi riferisco ai parlamentari in primis, prendesse una posizione nei confronti di questo discorso. È una battaglia in corso, non è ancora finita. Credo che i radicali siano l'unica formazione politica che non ha detto niente in proposito, almeno di riffo, può darsi che non ho seguito bene le cose, però mi manca, non l'ho trovata, sono andato alla ricerca di questa diciamo opinione radicale e non l'ho trovata. E comunque sia, se per caso nel Partito Radicale, tra i parlamentari radicali, ci sono dubbi, quantomeno che se ne parli, che si discuti, che si discuta e ci si confronti, però è un problema che non va lasciato lì. Se no, sia ben chiaro, la TAV rispetto ai problemi di cui abbiamo parlato stasera è ben piccola cosa, però credo che sia un contributo concreto che si possa dare, se non altro perché il ferro è ancora caldo, prima che si raffreddi. Vorrei dire due cose tecniche, tanto per far capire come, perché vabbè, le ragioni è inutile dire. Io quello che contesto, perché da ferroviere io sono favorevole alle ferrovie, quello che contesto è che è stato presentato l'ennesimo progetto, come diceva in maniera Edoardo Croci all'inizio, è stato presentato un progetto senza dire quali sono i benefici che comporta, cioè non vengono quantificati i benefici, va bene? La seconda grossa contraddizione: si continua a dire linea ad alta velocità, quando, allora, linea ad alta velocità vuol dire linea più costosa
e, più, e che ha più impatto sul territorio, perché ha caratteristiche geometriche più rigide, ovvero deve avere poche pendenze e poche curve, e quindi è una linea fatta per andare per i treni viaggiatori che devono correre, le merci non devono correre. Poi nel piano presentato dal, fatto suo dal governo, il traffico viaggiatori non è previsto che cresca, è previsto solo che cresca il traffico merci, perché lì è tutto a escludere, comunque sia. Ma se è una linea che interessa solo il traffico merci, ma è possibile che la devi fare con quelle caratteristiche lì che vanno ad avere un impatto ambientale pazzesco? Quindi anche proprio in tutti i termini, in termini ingegneristici, in termini economici, è un progetto che non sta in piedi. Io però dico, insisto, chiedo che il Partito Radicale valuti una sua posizione e dia un contributo pro o contro questa benedetta battaglia che è in corso. Mi ha fatto molto piacere quando Elisabetta Zamparutti ha detto che Rientro Dolce potrebbe essere nell'ambito del Partito Radicale, ora al di là di avere l'aureola di uno dei gruppi, eccetera, però ha detto potrebbe occuparsi, dare l'informativa agli altri, comunicare gli aspetti. Mi ha fatto molto piacere. Io sono entrato nel Partito Radicale e la prima cosa che ho cercato è di iscrivermi al gruppo Economia di Radicali Italiani, perché vorrei dare un contributo. Economia? No, è un lapsus freudiano, perché sono partito con l'ecologia, che sono passato all'economia ed è stato soppresso pure quello, tutti e due i gruppi. Quindi io vorrei sapere, io ancora sto cercando dopo un anno sapere che contributo posso dare nella, forse riuscirò a darlo a Rientro Dolce. Comunque sì, adesso voglio scherzare, quindi che ma porca miseria, i radicali che hanno fatto, tu vai a vedere la storia dei radicali, queste sono delle battaglie che hanno fatto storicamente e adesso non c'è, insomma, strutturiamoci. Però ho interpretato la proposta di Elisabetta Zamparutti come un cercare di strutturare qualche cosa, proprio un presidio di quel settore. Vi ringrazio. Salutiamo Sergio e Elisabetta che devono andare per impegni, li ringraziamo per il tempo che hanno trascorso con noi, poi so che ci seguiranno e ci sentiamo. Vuoi leggere quello? Facciamo fare Nicolino, poi leggi quello, intanto così si organizza, va bene? Diamo un attimo di fiato. Non abbiate paura, sarà bravissimo in questo campo, io non sono esperto. Filmato ti ha già? Però... intanto sono contento di essere venuto a questo congresso. Sì, ma io non posso prendere la distrema, cioè neanche... E quello che volevo dire, c'è stato anticipato da Bologna sull'Africa. Io sono profugo della Libia, quindi, e ho vissuto praticamente metà della mia vita in Libia fino alla cacciata della comunità italiana nel 1970. Quindi almeno per la Libia, per questo paese, ho un'esperienza. Nel 1969 la popolazione, la densità era 0,9 per chilometro quadrato. Informazione, la superficie è, non era, è di 1.746.000 chilometri quadrati. Quindi la popolazione era, nel 1969, di 1.000.000,5. 2010, circa 7 milioni. Quindi nel lasso di tempo di 41 anni, la popolazione della Libia, Jamahiriya, eccetera, eccetera, adesso ritornato a col nome antico Libia, e anche la bandiera sul sito della libertà, nota anche di pagina, si è quadruplicata, però il territorio è rimasto lo stesso, in gran parte 99% desertico.
La vita limitata nella striscia costiera e in alcune oasi all'interno. Quindi su 1.746.000 chilometri quadrati sarà forse 200.000. Il problema di crescita in Libia ancora non è sentito. Mentre in Algeria, ai miei tempi, che non sono secolari, 1969, aveva 9 milioni di abitanti. Oggi l'Algeria è quasi 20 milioni di abitanti. E ha creato problemi in Algeria. Perché, e qui il passaggio è soltanto da 9 a 20, raddoppiato. In Libia è quadruplicato. Ma perché questa quadruplicazione della popolazione in Libia non ha creato gli stessi problemi di rivendicazione dell'Algeria? Ma è naturale. Un paese che ha economia sul petrolio può sopportare, diciamo, 4 milioni e mezzo di poveri. Gheddafi, infatti, prima di andare via, volontariamente e apro una parentesi, io da cittadino tripolino ho ancora la cittadinanza di Tripoli, perché non me l'hanno levata, mi hanno espulso, ma sono ancora iscritto alla cittadinanza. Quando ho visto quell'ammasso di carne putrida alla televisione e sui giornali, non ho avuto nessuna sensazione. Ho detto, è finita. La prigionia iniziata il 1 settembre 1969 è finita il 18-17 ottobre 2011, 42 anni e 50 giorni, con una guerra fratricida, di liberazione, no? Perché non sono i ribelli. Allora anche i nostri partigiani erano ribelli, ovviamente. Dipende dall'intendersi delle parole, no? Con una guerra di liberazione durata 8 mesi. Poteva durare di meno, poteva durare di più. È finita. Cioè, se io guardo un sasso, un minerale, come diceva la Telefaccio, forse mi commuove, forse mi fa ispira qualche cosa. Ma quell'ammasso di carne putrida, le cui mani sono state baciate anche da un primo ministro italiano di cui non nomino il nome, l'orde di sangue è stato mantenuto, ossigenato da democrazie. Il colpo di Stato della Libia, scusatemi se mi prolungo, è stato preparato in Italia. Allora, il problema demografico dell'Africa direi che è di fondamentale importanza per l'equilibrio del pianeta. Nigeria. Io quando studiavo mi pare che la popolazione fosse 30 milioni, 170 milioni. Ma anche lo stesso Egitto, 33 o 50 milioni su una struttura soltanto attorno al Nilo e poi c'è tutto un deserto. E certamente per le industrie è un monopolio, c'è merce da vendere, altro che. E quindi benvengano le plurinascite. Nigeria arriverebbe nel 2050, cioè fra 38 anni, a 402 milioni. L'Etiopia 166 milioni. Ma sono cifre da far rabbrividire i cosiddetti polsi, dicono le persone ben pensate. Io non sono ben pensata. E qui mi discosto dall'amico Sandro Tessari. Io da Frocio non ho mai avuto i problemi dell'onorevole Tessari. Quando nacqui mi misero il nome, perché ero il primo maschio dopo tante generazioni, mi misero il nome di mio nonno e di suo fratello che si è impiccato. Nicolò Antonio, io sono battezzato, e pensavano che io continuassi la dinastia.
e invece non hanno fatto i conti con la storia. Però non ho mai avuto il problema della paternità, della discendenza. Anzi, quando mia mamma diceva a 16 anni tu dovrai andare a fare l'alpino, mi finiva il vomito. E meno male che eravamo in Libia, io dicevo, beh, fino a 28 anni questo problema non c'è. E quindi non ho mai sentito il problema della paternità. Se l'ho incominciato a sentire, l'ho incominciato a sentire quando sono arrivato in Italia, che io credevo un paese libero, dove ho conosciuto e introiettato l'omofobia imperante. E allora cosa voglio dire? Il problema demografico, sì, ma 2050 saremo 9 miliardi o 10, se diminuiamo forse i 9 miliardi e i 10 miliardi arriveremo a 2070, noi non ci saremo forse dico, eccetto io. Ma è un problema soltanto di allungare l'elastico. Il problema, la grande risposta alla domanda è che fare. Io avrei anche un progetto, vai se andassi a dire. Siamo 7 miliardi, dobbiamo ridurre la popolazione del 50%, via 3 miliardi e mezzo, ci diamo un tempo, 10 anni, ci sono 350 milioni di persone da eliminare in un anno. Ora, mettiamo 360 diviso 12, così facciamo la greca. Ma come facciamo? Facciamo la moratoria delle nascite per 30 anni. Per 30 anni facciamo all'ONU, diciamo, e risoluzione dell'ONU. Per 30 anni niente figli. Chi fa figli viene eliminato lì sul fatto. Potrebbe essere anche questa una risoluzione. Se non è 30 anni, 5, 10, no? È da decidere, no? Il problema è veramente se... La matematica, qualcuno dice, non è un'opinione. Però uno più uno, di solito alle alimentari, faceva due. E qui il problema, ridurre la popolazione. I simposi sono belli, le chiacchiere sono... È bello fare il turismo congressuale come quello dell'AIDS, no? Ecco, o medici, no? Che poi dopo non vanno... agli incontri, vanno ai musei di qua, di là e ai parchi. Come si fa? Rimettiamo la pena in mano. Ed è la stessa roba di risolvere il problema carcerario. Nella Costituzione mettiamo, anziché la sicurezza, come si chiama? No, che uno è innocente fino a presunzione di delinquenza. Uno viene visto che prende la mia penna, beh, tu sei colpevole. Che avvocati in ogni paese al di sopra dei 5.000 abitanti facciamo la piazza delle riunioni. Tu hai commesso questo, beh, insomma, le carceri niente ti costano questo costato, eliminato, in piazza. Sì, così si risolve. Avvocati, sottoavvocati, guardie carcerarie, tutto, si risolve tutto. E poi, come si può fare? Si impara da Hitler, il quale aveva i forni crematori. E noi invece di forni crematori cosa facciamo? Facciamo il combustibile della elettricità, più ecologico di così, ma provate, non c'è riuscito Hitler, ma provate ad eliminare 3 miliardi e 600 mila in 10 anni, sono 360 milioni all'anno diviso per 12 mesi. E dovremmo fare altro che il terrore robespierriano. Dovremmo dare spettacolo alle piazze e sarebbe faticoso. Dovremmo aspettare 10 anni. Oh, 360 milioni in 12 mesi. Un milione al giorno.
c'è stato un pazzo nella storia da Nicolino, c'è stato un pazzo nella storia dopo il 1000, Gioacchino da Fiore, che ha teorizzato la fine del mondo. Ha detto basta che una generazione non faccia figli e in 60 anni il mondo scompare. Allora io non dico fate i finocchi senza fare figli, perché ci sono anche finocchi che fanno figli, quindi sono doppiamente traditori. Triplamente traditori, perché tradiscono la donna poveretta, perché diventa semplicemente una macchina per far finire. A me piace fare l'ironia. Se non c'è l'ironia, ci resta soltanto di trovare il chiodo dove mettere la corda. Ma dato che io sono un violento e voglio vivere eternamente, il problema demografico, al di là dell'ironia, è molto importante, a meno che con tutta la nostra energia di bombe atomiche non potessimo spostare l'Antartide, che adesso sono 14 milioni di chilometri quadrati inabitabili perché sono pieni di ghiaccio. Se lo si spostasse un po' verso nel mezzo dell'Oceano Pacifico, avremmo 14 milioni di chilometri quadrati di terra. Grazie, arrivederci alla prossima. Leggo ora un intervento della nostra compagna Marisa Cohen, che ce l'ha mandato dalla Svizzera. Cari amici e compagni, non so se in questo momento così fragile per la nostra identità e sopravvivenza sia per me possibile pretendere ascolto. Intervengo al congresso come partecipante e iniziatrice della prima ora del movimento, allora Rientro Dolce, e come depositaria di parte della sua storia. Ero a Firenze nel mese di giugno 2005. Dopo estenuanti trattative pranzammo in una pizzeria, eravamo in 10 gatti. Ecco alcuni stralci di notizie da me documentate. Presenti: Fabrizio Argonauta, Sturmund Drange, Maria Luisa Cohen, Pasquale Como, la prova che il fumo non fa ingiallire i denti, Luigi De Marchi, il guru, Giovanni De Pascali, Emilia Person che non riesce ad aprire Yahoo, Guido Ferretti, il nonno Pigmaglione, Rossella Frenna, senza lei non esistiamo, Mario Marchitti, l'introverso, Luca Pardi, dal tempo di Eisenstein non si vedeva uno scienziato così alternativo, Enrico di Einstein, scusate, non si vedeva uno, ed Enrico Palmieri, quello del tubo. Le prime impressioni sono importanti. Avevo aderito per consiglio di Lugo Bardi, con cui ero in contatto attraverso la mailing list Energy Resources Group. Poi ho incontrato Guido online ed è stato un colpo di fulmine. Lui si dedicò alla mia conversione da felice indipendente in una recluta radicale. Che successe dunque durante quell'incontro? Un sacco di cose, intendo una quantità di idee, un po' simili alla disorganizzazione creativa proposta da Luca ulteriormente. E l'OST, l'Open Session Technology, e che una volta si chiamava brainstorming. Per rivolgere le nostre forze verso quel fine, che non era mai stato mai affrontato da nessuna forza politica né gruppo di pressione, la sovrappopolazione. Fu stabilito che io diventassi una specie di coordinatrice, facilitator e punto di riferimento. Si sarebbe formato un comitato, di cui Luca De Marchi sarebbe stato il presidente, che avrebbe rappresentato tutte le possibili competenze di cui avevamo bisogno, poiché l'argomento demografia raccoglieva in sé energia, risorse, politica e economia. Io spinsi immediatamente per una ricerca della relazione tra economia e popolazione. Suggerì di influenzare tutti i partiti, non solo di quello radicale. Questo sì è un obiettivo impegnativo e meritorio di perseguire. Continuo dalle mie note. Il progetto di Rientro Dolce deve funzionare libero da condizionamenti di appartenenza politica che non possono fare altro che nuocerci. Va bene, per una mozione al congresso lo ammetto. Non può fare altro che bene, svegliare l'attenzione e fare rumore. Ma se ci attacchiamo ad un partito siamo bollati. Ci guadagniamo ad essere indipendenti, come tutte le organizzazioni NGO che si rispettano. Invece allacciamoci ad altre organizzazioni con un simile obiettivo e inizialmente almeno attingiamo da esse alcuni input e documentazione.
una rete come Optimum Population Trust è un ottimo punto di partenza, un collegamento direi indispensabile. Per quanto non abbia ancora avuto una risposta dal mio contatto, il ricercatore David Nicholson Rohr, sono sicura che le proposte di un link sarebbero accettate. Ma quello che mi chiedo è se siamo intellettualmente capaci, abbiamo le risorse finanziarie e di specializzazione e soprattutto la consistenza morale per fare un simile conteggio di quello che dovrebbe essere il nostro ottimo population standard. Io chiamerei popolazione sostenibile. Dall'incontro di Firenze, non l'ho letto prima questo intervento, dall'incontro di Firenze siamo... Scusa, chiedono a Marisa, segnala, dice che ci fa fare gli spettatori di rileggere con più trasporto. Io ho detto, se dico trasporto, capisci, pensa alla TAV, un po' più di pathos, diciamo. Sì, ma... di Marisa, passo solo la telefono. Abbiamo un problema di tempi, perché sono 6 pagine. Esatto. E sei alla seconda? E sono alla, seconda. Sì, alla seconda metà. Siamo all'errato, un congresso, una pagina. Dall'incontro di Firenze siamo stati divisi quanto al metodo, che riflette diversi modi di vedere la realtà e diversi atteggiamenti caratteriali. Perché anche noi siamo soggetti a impulsi emotivi e pregiudizi. E proprio come tutti gli esseri umani che vogliamo influenzare, sto cercando di far meglio. Siamo anche noi parte del problema che vogliamo risolvere. Cerchiamo di chiarirci le idee prima di avere la presunzione di influenzare gli altri. 1. Alcuni, per esempio, credono fermamente nel titolo dell'iniziativa, Rientro Dolce, l'espressione del nostro progetto. Altri preferirebbero cambiarlo perché è un nome incomprensibile. 2. Alcuni pensano ad un approccio di sbieco, per così dire, che prende il problema dell'energia come sinonimo del problema della scarsità e quindi della necessità di limitare le navette. Alcuni pensano che bisogna fare un'azione globale, altri vogliono concentrarsi sulla situazione nazionale. Io personalmente ritengo che rientro dolce non dica nulla, la parola rientro dolce non dica nulla a chi vogliamo dirigere, a coloro a cui vogliamo dirigere il nostro messaggio. Se il titolo è così sibillino ed ermetico, il messaggio non sarà percepito che da pochi. Se, come ovvio, l'azione deve colpire l'immaginazione e avere impatto, credo che debba essere accompagnata da un titolo forte e inequivocabile. Qui mi pare che i sostenitori del rientro dolce vi siano attaccati per ragioni, per così dire, di affetto per Pannella, nel quale dobbiamo riconoscerci. Mettere nella stessa sacca energia e popolazione, e perché no, risorse acquifere e popolazione, o biodiversità e popolazione, o povertà e popolazione, visto che la crescita demografica è un fattore dominante che lega tutte queste appartenenti, tutte questi apparentemente distanti fenomeni. Le disgrazie che affliggono l'umanità si riconducono tutte ad un solo fattore, sovrappopolazione, ma la storia che si propinano i media e i governanti è un'altra. Le persone muoiono di dissenteria, di colera, di tsunami, di malnutrizione. Nessuno muore di sovrappopolazione. Così ci sottraiamo alla responsabilità di fare qualcosa, perché ci troveremmo di fronte ad un problema intrattabile. Perciò stiamo ben attenti, ci sono delle proposte assolutamente imperative che bisognerebbe attuare subito, altre che sono imperative ma che hanno bisogno di decantarsi, di metabolizzarsi, di adattarsi alla contingenza attuale. Altre che non sarebbero mai accettate, salvo una ribellione dei cittadini, e che richiedono, prima di venire attuate, una conversione degli istinti sotto spinte culturali profonde. Do una lista di cose da fare. A. Trovare nuovi alleati e membri, possibilmente nelle seguenti specialità: economia, demografia, politica, media. B. Decidere, in base alle osservazioni fatte sopra, qual è la migliore strategia. Sì, agire il modo di agire dell'Optimum Population Trust è un esempio da seguire se si pensa come è cresciuto di importanza negli ultimi pochi anni ed è divenuto una forza di persuasione politica. Penso a un survey sull'argomento della popolazione, modellato sull'esempio di Robert Paul negli USA. Questo sarebbe un importante mezzo per rendersi conto di cosa pensa almeno una parte della popolazione, per esempio si può cominciare con i giovani. Le raccomandazioni per una politica di riduzione sono le seguenti, e questa non è una farina del mio sacco, sono troppo stanco e inaffarato per inventarmi qualcosa adesso, ma ho almeno la capacità di copiare. Sostenere nei media la necessità dell'attuale basso tasso di fertilità.
non dare ulteriore assistenza finanziaria al di sopra dei due figli, ridurre l'immigrazione ad un livello che abbia effetto zero sull'aumento demografico, investire nel migliorare la salute e capacità di impiego della workforce esistente, legislare contro la discriminazione, specialmente riguardo all'età sul lavoro. Chi fa cosa? Convenuto che il nostro obiettivo è la riduzione della popolazione, questo messaggio deve essere rivolto. Attraverso cosa? Mezzi di comunicazione, lobby diretta, website. Chi si offre volontario, ma deve assicurare la sua disposizione, la sua disponibilità a lavorare. Se ci si impegna a fare una campagna, ci vuole un controllo ogni 6 mesi, per esempio obiettivo e scadenza. Abbiamo contro tutto e tutti, risposta a Luca. La programmazione genetica, rafforzata da certi subliminali messaggi come l'appartenenza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è decisa anche in base al numero degli abitanti del paese, non al suo peso culturale ed economico. Nel qual caso, la Norvegia dovrebbe essere la più influente del Brasile, con le sue favelas, oppure l'India, con la sua miseria istituzionalizzata dal sistema delle caste. I nostri peggiori diffamatori, cioè la Chiesa e la comunità economica, si basano su argomenti che risalgono al XIX secolo o a una totalitaria maniera di pensare. La Chiesa teme una caduta del suo potere e la lobby economica teme una significante redistribuzione del suo potere dal capitale al labor. Sulla metà. Una minore base di lavoratori li mette in una posizione più forte per contrattare. Inoltre non possiamo ignorare che alla base di questa proliferazione demografica c'è un disegno biologico che non si può distruggere, ma solamente cercare di controllare. Con quali mezzi? La ragione per cui la questione è così difficile da risolvere è perché la riproduzione è nella nostra natura un diritto umano inalienabile. La posizione del rientro dolce di Pannella si fonda su una spontanea riduzione della natalità. Essa presuppone che la gente scambi il suo stile di vita, dimenticando il presupposto, però. Cioè, che cos'è l'uomo? Qui si giocano due concezioni della vita e dell'umanità. Una che crede russoianamente nella basica montà di base dell'essere umano, e un'altra che immagina la psiche umana, quell'interna Africa, Jean Paul, come hanno compreso artisti e poeti, più degli scienziati e dei sociologi. In riassunto, la nostra posizione non ha un'immagine rispettabile, ma una cattiva immagine mediatica. Vedi come sono agguerriti gli opponenti e gli oppositori dal controllo delle nascite, i quali si presentano come abortisti, antiumani, antivita, anti. Il silenzio e la disinformazione dei media è responsabile di questo stato di cose. I partiti sono troppo occupati sia nel paventare il disastro del declino dei consumi dello stallo economico, che viene anche seguito alla decrescita demografica. Più persone, più consumi, più sviluppo, più persone, più attività economica, eccetera. Pannella si è identificato con la lotta per l'aborto e il divorzio, quindi è ipso facto bollato come antivita e antifamiglia. Inoltre, con i suoi continui attacchi alla Chiesa, si rende ancora più inviso quelle persone che, anche se non credenti o osservanti, si sentono parte della tradizione cattolica. L'immagine di Pannella è questa, che piazza o no, se l'è costruita lui pazientemente, pezzo per pezzo, dichiarazione per dichiarazione, frase per frase, gesto per gesto. Passiamo a quello che penso adesso, ai miei commenti 7 anni dopo. Secondo me, sia l'ambientalismo tradizionale che i fondamentali dogmi del Partito Radicale si basano su un'etica ferocemente antropocentrica. Per sostenere la vita umana si devono preservare gli ecosistemi che la preservano. Cioè, un comportamento è etico se coerente con la necessità biologica dell'uomo. L'enfasi sui diritti civili, che sono l'unica ragione di esistere radicale, per quanto è cubiabile, non può coincidere con un'etica biocentrica, e questo atteggiamento influisce subliminalmente anche in rientro dolce.
anche la nascita del movimento antispecista non è la soluzione alla mancanza di comprensione del vero problema, che non è l'atteggiamento verso gli animali, ma la centralità di tutta la comunità terrena, che comprende non solo gli animali, ma l'interazione di ogni filo d'erba nella vita che non distingue l'umano dal non umano. Mi pare di aver letto da qualche parte che l'artista scomparso Friedrich Unterwasser disse: dobbiamo restituire alla natura quei territori che abbiamo occupato illegalmente. Ritirarsi dalla natura è più importante che proteggerla o conservarla, ma questa è un'altra storia che dovremmo affrontare nell'ambito della sovrappopolazione. Seguo in maniera regolare le conversazioni sulla main list di Rientro Dolce, dove idee piovono come perenni temporali, ma non vedo ancora, dopo 7 anni, nessun segno di arrivo a conclusioni e a serie di proposte. Mi sono accorta, dopo numerose frustranti esperienze, che con voi bisogna ricominciare ogni giorno tutto da capo. Non esiste continuità né coerenza. Mettetevi davanti allo specchio e fate un piccolo esame di coscienza. Pensate veramente che si possa costruire qualcosa con voi, oppure che voi potete costruire qualcosa? L'eccezione è Guido, che tiene i contatti costantemente con la comunità internazionale sul tema della sovrappopolazione, ma senza avere un equivalente riconoscimento e supporto da noi. La rivista online Overshoot ha già avuto una caduta di supporto, una mancanza di entusiasmo e di continuità, anche perché non abbiamo l'indirizzario. Mi fa tanta pena vedere abortire le nostre iniziative, sprecare tanta giovane energia e intelligenza, traditi tanti progetti, dimenticati i sogni e tante parole sparse all'etere delle buone intenzioni. La lista delle vostre defiance potrebbe continuare più a lungo. I ritardi, le indecisioni, i cambiamenti di programma, lotte intestine, dissensi sull'immigrazione, il nodo finanziario, ma mi fermo qua. Eravamo belli, giovani e forti, ma alcuni si stancarono precocemente e andarono per i fatti loro o cambiarono registro. Altri entrarono successivamente e l'idea centrale venne un po' appannata grazie alle loro contribuzioni. Come francamente qualcuno ha esternato, si è rotto un po' le palle. E così un progetto fondamentale e inderogabile non solo viene diluito, ma la stessa continuazione e utilità viene ora messa in dubbio. Qui finisce l'intervento di Maria Luisa qua. Ok. E Luca Pardi, Cecina, questo qua. Luca Pardi, Pardi Luca, sì, sarà lui. C'è Luca Pardi, Cecina, no, Firenze, sarà qua. Buonasera, eccolo qua. Marco Loiodici, ce l'abbiamo il contributo. Vorrei far chiamare Pardi se c'è adesso, perché gli avevo detto se ci chiamava. Aspetta, che vado qua sulla chat. Se mi chiama, gli ho detto di farsi vivo. Scusa. Mi pare che sia proprio l'ultimo e Marco Laio dice prima. Sì, infatti, se no facciamo. Sì, ma un contributo di 10 minuti. Aspetta, che qua. Ora fai che parlo di come su intervento di quello che hai letto, perché sicuramente ha letto. Intanto mi chiama Luca, aspetta che mi stai chiamando. Scusi, tu ci dai una parola. Ci stiamo collegando con Luca. Allora, aspetta, dobbiamo mettere. Abbiamo ancora 40 minuti. 40 minuti, sì, facciamo Pardi e poi dopo ce lo chiamo. Gli odici era il contenuto registrato, che è assolutamente. Allora, vediamo un attimo. Luca Pardi, eccolo qua. Però se non mi dai un contatto, se mi piace male. Fanno partire a Marco Iodici. Aspetta, mi stai chiamando. No, Luca per qua è 20 minuti, non c'è. Aspetta.
Stefano. Sì. Dicono di chiamarlo da qua, così lo possono integrare. Ah, allora fai una cosa, chiama la lì, però si può mandare le masse registrare, bisognerebbe chiamarlo da lì. Okay. Ragazzi, ma chiamiamoli. Chiamalo da Skype. Mi devo chiamare per rientro. No, da sempre da Skype. Devi chiamare me da qua. Cioè, mandato sulle casse registrate, non abbiamo legato qui. Beh, dai, quindi da qui che tu mi devi sapere. Sì, in teoria. Vabbè, è a voce, ragazzi, è a voce, quindi si registra. Rientro dolce. Aspetti globali, ci siete ancora tutti? Sì, sì, ci sentiamo, non so, non ti c'è la bambina. No, no, ci siamo. Allora, sicuramente non ho mai, nemmeno da segretario, saputo mettere in piedi un tipo di intervento efficace che avesse un politico, il problema è che mi sembra che la cosa sia un problema nostro culturale. Difficoltà a creare le condizioni per mettere in moto un'attività diciamo, politico concreta, a parte cose fatte in maniera un pochino, se vogliamo, estemporanea, cioè una volta c'è da un po' come succede in altro, no? Una volta c'è da coprire il tale decreto che faccio una mozione sopra o un emendamento, e allora c'è quello che si mobilita a fare l'emendamento, lo passa poi al sottosegretario della cosa, ma viene influenzato, diciamo, da questa. Però questa qui è un'opera di lobby, diciamo, possono fare successo come altro, Luca. Noi ti sentiamo, solo che c'è un rumore anche di fondo, non è che qualche ritorno tu? Ritorno perché effettivamente io sto così come va. Come prima. Il mio ritorno è possibile. Io ho messo... Perché io ho visto uno squillo colpicella che io non ho risposto. E dopo dice che... Sì. Prova ad attaccare a richiamarmi. E che chiuda le sue casse. Okay. Sì. Guardiamo. Come chiama? La voce che mi chiama, stiamo andando in diretta. Ecco qua. Eccoci qua, niente fischi. Non ci sono fischi. Perfetto. Noi ti abbiamo seguito, eravamo al punto, stavi dicendo che le azioni locali poi c'erano quelle che non sono il nostro distinto, no? Stavi parlando di questo. Sì, no, sì, in grosso modo è questo. Dunque, allora, appunto, perché accettavo, diciamo, la critica di Marchitti, che mi dice sempre poi bla bla bla, l'abbiamo fatto, lascia il tempo che trova, eccetera. Sì, è vero, è anche vero che da più parti a volte si dice che è impossibile non pensare anche alla creazione di una coscienza. La coscienza si crea, come secondo noi, diciamo, la nostra opinione, con la scienza, quindi non si può nemmeno dimenticare di coprire quello spazio lì, cioè lo spazio di informazione, di controinformazione, chiamatelo come volete, anche perché poi uno
In ogni caso, tutto questo discorso l'ho fatto per dire che secondo me va benissimo fare un congresso a questo modo, secondo me è necessario però fare anche un tipo di quella che in un'altra era si sarebbe chiamata una conferenza programmatica e che oggi è realizzabile con questo strumento che avevo proposto in Mailist e che ha creato più problemi di quelli che volevo che risolvesse, e che è questa Open Space Technology, che è un sistema che io ho sperimentato solo una volta e che però per tirar fuori la creatività delle persone che hanno voglia di fare qualche cosa in una determinata organizzazione, secondo me funziona molto bene. Del resto, ora mi è venuto in mente ora ho sentito in parte l'intervento pessimamente letto dal solito maledetto Guido Ferretti della Marisa, che ricordava la cosa di Firenze, che in fondo fu una cosa del genere, nel senso che eravamo un gruppo di 10 persone, ci mettemmo lì, ognuno disse la sua e arrivammo a questa fu punto di partenza poi dell'esistenza stessa di Rientro Rovescio. E probabilmente c'è bisogno di una cosa del genere, siccome allora eravamo un pochino, appunto, era il caos creativo, secondo me oggi c'è questa, oggi c'è, probabilmente c'era già anche allora, però è diventata disponibile e sono disponibili in Italia, per esempio questi a Bologna, ne parlerà domani, spero, Stefano Peloso, sono disponibili dei facilitatori, persone che ti aiutano a svolgere la Grazie Luca. Allora,
questa idea che tu hai avuto è un contributo utile. Io ho avuto molto paura di farlo in un congresso in cui avevo una raffica di appuntamenti serrati e in cui solamente la mezz'ora ci rischia di facilitare le cose. Quindi io sono assolutamente d'accordo. Se poi qualcuno mi dà, io come notorio scrivo, mi metto con le virgole, di dovremmo fare in qualche maniera la mozione generale, di metterla nella mozione, la proposta di Luca, e di fare questo evento, perché io credo in questi strumenti assolutamente. Quindi da parte mia c'è una parola. Legge, forse se vi mettete d'accordo. Esatto, lui scrive, io legge, come i due carabinieri, è giusto. Esatto, esatto. Una cosa, Luca, ti volevo dire degli interventi prima, tu forse non hai sentito Elisabetta sì. Ha detto, l'hai sentita Elisabetta? No, purtroppo no. No, ti volevo dire che lei ha detto, io sono rientrato in casa alle 6 praticamente. No, ma tranquillo, non era un interrogatorio perché riportarti a due, era solo per darti questa informazione perché l'avevi già sentita, non te la ripetevo. Elisabetta ha detto che Rientro Dolce è ancora poco conosciuto anche nei dirigenti radicali e che secondo lei dovrebbe far parte del Partito Transnazionale, che dovrebbe essere l'organizzazione che fornisce materiale scientifico per certe decisioni in tema di ambiente. Mi sbaglio? Ho capito questo? Ok, no, perché a me non ho capito. Quindi ti dico che questa novità, oltre a quello che tu proponi, che è un metodo che io, insomma, il grillo si colpì su fila, visto che è arrivato, quindi quello che tu dici io vedo già molto, proponi una cosa, una strada seria, in più c'è questa novità che spero ti faccia piacere, perché almeno ci abbiamo avuto questo riconoscimento, quindi abbiamo due direzioni su cui lavorare, secondo me, che non sono da sottovalutare. Per quale motivo? Perché poi se uno deve andare a portare il Ryerson in paese dell'Africa, io è difficile che ci vado, neanche in vacanza forse, mentre invece chi ha già un connotato transnazionale è forte. Quindi coltivare, come dici tu, perché poi sul locale che fai, invece avere questi strumenti che fanno rete, che fanno decisione, quindi assolutamente sfondi una porta aperta, è un grande piacere come sempre sentirti e speriamo di organizzarci. Noi, io vorrei dirti che magari ti mandiamo qualche riga sulla mozione, perché mi piacerebbe coinvolgerti se hai voglia di leggerla. Io non ti voglio disturbare perché so che a casa devi lavorare come una bestia. Però insomma ti mettiamo in CC e tu quello che ti... domani mattina sì, comunque nei momenti cruciali mi collegherò, Senti, grazie mille veramente Luca, io ti rinnovo, grazie a voi, scusate di nuovo per il forfetto dato, ma ci mancherebbe perché sappiamo che si fa tutto il possibile. Grazie mille Luca, grazie per il contributo. Di Milano, ha lasciato completamente la sua vita e è andato a vivere a favelas. Sentiamo. Allora, io dal via. Ok. In che paese è andato a vivere? Favelas. Favelas dove? In Brasile. Buongiorno a tutti, buongiorno ai congressisti di Rientro Dolce, vi ringrazio per questa ospitalità e per l'opportunità di questo intervento e ringrazio in particolare Stefano Bilotti. Questa alle mie spalle è la favela Rosigna, una delle mille favelas di Rio de Janeiro, si dice la più grande del Sud America. E vi sto parlando da qui, io sono Marco Loiodice e per una mia scelta di vita che ho fatto dopo 10 anni di lavoro da impiegato negli uffici delle direzioni sistemi informatici, prima di Accenture e poi di Mediaset, ho deciso dopo alcuni anni che era arrivato il momento di trovare una vita che mi appassionasse di più e che mi assomigliasse di più, così ho lasciato il lavoro. In questo periodo ho incontrato un'altra scelta di vita, quella di Barbara Olivi, che più di 10 anni fa ha fondato la Onlus Il Sorriso dei Miei Bimbi in favela Rosigna. Qui, in questi 10 anni, ha portato avanti progetti di educazione infantile e formazione giovanile. Armi contro le tentazioni della microcriminalità, quali erano, oppure dell'arruolamento negli eserciti del narcotraffico, quali erano, sono stati soggetti negli ultimi 40 anni,
tutti i giovani e piccoli abitanti della favela Rossigna. Questo perché la favela è una realtà abusiva ma tollerata, è una formula contraddittoria che utilizza il governo per descrivere la realtà della favela. E questo perché per motivi storici, per più di 10 anni, la favela è stato un luogo totalmente abbandonato dal governo. Per i primi 60 anni del Novecento è andata avanti senza nessun particolare sistema di potere, in un'autarchia. Con il boom negli anni 70 della vendita delle sostanze stupefacenti illegali, dentro la quale hanno preso controllo dei nuclei che partivano dalle favelas, questi luoghi sono stati controllati dagli eserciti del narcotraffico. Nel 2010 il governo brasiliano ha deciso di cominciare il cosiddetto processo di pacificazione, e cioè il processo per il quale l'esercito ufficiale, in questo caso di polizia pacificatrice, questa è la definizione data dal governo, ha ripreso il controllo del territorio e delle strade di alcune favelas di centro, 20-25 favelas in questi ultimi 2 anni. La favela Rossigna a fine 2011 è stata soggetta a questo processo di pacificazione. Nel frattempo queste realtà, che sono anche luoghi di marginazione, sono state soggette a fenomeni sociali e demografici profondamente diverse da quelli del centro di Rio de Janeiro, dei quartieri più benestanti, e quindi fenomeni molto diversi a pochi metri di distanza. Ecco quindi che vi cito qualche dato per darvi un'idea, sperando che possa essere di vostro interesse. La popolazione della favela Rossigna è già una questione difficile. Si dice che gli abitanti siano dai 150.000 ai 200.000. Tuttavia non esiste un dato ufficiale. Il governo ha fatto un censimento nel 2010 fornisce un dato molto diverso, 68.000 abitanti nella favela Rossigna. Tuttavia, nello stesso periodo è uscito un dato fornito dalla compagnia di energia elettrica, che aveva stimato di aver installato fino al 2010-2011 un numero di contatori dell'energia elettrica per un fabbisogno di 120.000, quindi già un dato superiore del doppio rispetto a quello ufficiale, ma gli abitanti dicono di essere appunto 150-200.000, e questo probabilmente è il dato più attendibile. Chiaramente il numero di abitanti non è noto perché c'è anche un motivo politico, cioè il governo ha la tendenza a diminuire il problema delle favelas, e non c'è miglior modo che far pensare che comunque siano poco abitate. Uno dei fenomeni più importanti di questi lunghi decenni di abbandono sono la incredibile carenza di infrastrutture, per esempio quelle legate ai diritti umani e ai diritti della salute, cioè nel concreto e nello specifico in favela Rossigna non c'è un sistema fognario propriamente detto. Ci sono dei canali a cielo aperto dove confluiscono direttamente gli scarichi delle abitazioni o degli esercizi commerciali, dove si accumulano i rifiuti che vanno poi a costituire delle dighe che rendono poi lo scorrere di questi fiumi pericoloso, perché poi nel momento in cui c'è l'acquazzone tropicale i fiumi straripano e quindi scorrono nelle strade, e questo naturalmente implica anche delle condizioni igieniche e sanitarie molto carenti. Infatti si dice che la Rossigna sia uno dei focolai più importanti del mondo di tubercolosi. Ci sono ancora presenti malattie altrove debellate, quale la dengue, la leptospirosi, a causa della presenza molto
grave e importante di topi, si stima la presenza di 4 milioni di topi nella favela Rossigna e scarafaggi. L'altro dato importante che in qualche modo rende ancora più grave questa carenza di infrastruttura è la differenza dal punto di vista della distribuzione demografica per età. In favela Rossigna abbiamo un dato di giovani dai 0 ai 14 anni del 18%, che rispetto al 16% dei quartieri benestanti di Copacabana, di Ipanema, rispetto al 14% del dato europeo. Quindi 4 punti percentuali in più di giovani e bambini dai 0 ai 14 anni in favela Rossigna e in generale nelle favelas rispetto al dato europeo. Questa statistica è in parte indotta da un grave fenomeno di gravidanza precoce, che gravidanza precoce, quindi è molto frequente incontrare bambine di 13-14 anni che sono già in stato di gravidanza. E questo fenomeno non è solo un problema di carenza di informazione sessuale, ma è anche un problema culturale. In favela, sempre più che negli altri quartieri di Rio de Janeiro, quelli benestanti, esiste un fenomeno di machismo che le donne già da bambine subiscono e ritengono di non riuscire, di non poter trovare un loro ruolo nel mondo, di non potersi costruire un futuro se non come moglie, se non come madre. Per tornare ad alcuni dati demografici, l'altro interessante da evidenziare è quello della popolazione sopra i 65 anni, che in favela Rossigna si attesta intorno al 5% contro il 20-21% dei quartieri di Ipanema e Copacabana e delle città europee. Alta mortalità indotto dalla presenza, che citavo prima, di malattie e quindi di carenza di infrastrutture igieniche e sanitarie. In ultimo mi scuso con i congressisti per la forma poco interattiva della comunicazione, ma in favela quando piove molto forte può anche capitare che si finisca senza acqua, ma senza internet, senza luce, si finisce a lume di candela, dopo bisogna aspettare la compagnia dell'energia elettrica, che però potrebbe non presentarsi fino per diverse ore fino al giorno dopo, e quindi per assicurare l'intervento ho preferito questo strumento. Tuttavia vi ricordo che per approfondire le attività della Onlus Il Sorriso dei Miei Bimbi siete tutti benvenuti su ilsorrisodeimiebimbi.org, e se ci sono altri approfondimenti, altri motivi di interesse, io sono totalmente a disposizione. I miei contatti sono a disposizione della Presidenza e della Segreteria. Un saluto dalla favela Rossigna e buon lavoro. Sera abbiamo chiuso i lavori, domani mattina li ricominciamo alle 9.